Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con 7 Days to Die. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Siamo qui sul tetto, ci siamo accampati. Sta albeggiando come potete vedere. Mi sono attrezzato un attimo qui sopra per mettere, come avete visto, un lettino. Tra l'altro, salendo qui è crollato un po' di tutto, perché ecco, come vedete, il coso dinamico della fisica ci porta a far crollare le cose quando ci sono dei pesi eccessivi sopra. In questo caso siamo noi il peso eccessivo, va bene. Ho messo il coso qui, ho fatto anche due chest per lasciarci un po' di roba, perché direi che questo potrebbe essere un ottimo posto per accamparci, diciamo. Quindi una e due, ho lasciato un po' di roba qui. Intanto possiamo andare in giro. Come detto, ci abbiamo da fare un lavoro di manutenzione a queste torri. Adesso no, dobbiamo per forza andare a provare, ragazzi, perché appunto, come detto, con questa fisica dinamica vorrei un po' vedere come si comporta. Anche se ho l'idea che siamo circondati da una marea di zombie, come potete sentire. Comunque, vabbè. Noi non ci facciamo impaurire e mettiamo magari queste qui che al momento non ci servono, questi che potremo perdere. E il legno al momento lo metto qui, poi magari se ci serve lo ricacciamo, scendiamo da qui e ritroviamo la strada. Ah no, era qui, ok, perfetto. Allora. Vabbè che effettivamente forse conviene. Facciamo così, va. No, una. Aspetta, sbagliato. Facciamo che la metà ce le prendiamo e le piazziamo. Comunque che magari può sempre far comodo un po' di luce. Rimettiamo il nostro fucilazzo. Qui le scale non le hanno distrutte, quindi non ci sono arrivati qui sopra, però comunque non è assolutamente un luogo sicuro. Diciamo che, come detto, la nostra casa vera e propria ce la faremo per conto nostro, nel senso la costruiremo da zero più avanti, e lo faremo, come detto, magari in questa zona dove siamo a metà strada tra tutto. L'obiettivo di questo gameplay è demolire la torre, assolutamente. Intanto diamo un'occhiata in giro, perché chiudi, va. Non ho la minima idea di quanti ce ne possano essere in giro. Qui metterei un po' una pezza, perché questo comunque sarà il nostro campo base per un po', quindi direi di trattarlo comunque bene. Guarda qua. Teniamolo comunque ben messo. Cerchiamo di. C'è una chest. Cerchiamo di. Ecco, dove minchia l'ha messo. Ma quanti. Com'era grande il. Avevano sfondato tutto, quindi diciamo che conviene un attimo tappare per evitare crolli, che poi non ho capito come l'hanno fatta a distruggere, se è un soffitto, quindi non so come ci facciano ad arrivare qui. Questi ce li prendiamo. Mi sa che stanno qua sotto comunque, perché si iniziano a sentire più. No, vuoto, giustamente. Queste sono scale, però. Cerco di raggiustare lì dove è. Porca troia. Dove è possibile raggiustare. Ok. Prepariamoci, ecco già. Vabbè, qua mettiamoci questo, l'importante è non cadere.
iniziano. Questo è ferro, ma il ferro lo andiamo a prendere poi. O magari No, 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 no. Sfondata lì la. Vabbè, che comunque dobbiamo scendere per forza. Ma anche lì, cioè, le scale al primo piano le distruggono sempre. Guarda qua sotto. Qua sotto c'è un bordello. Vieni qua. La famo così, va. Merda. Maledetta. Direi di attrezzarci anche per fare un attimino colazione, perché perfetto. Andiamo a spaccare un po' di gengive, va. Diamo un'occhiata prima perché se sono troppi. Guarda là, hanno distrutto tutto, vabbè. Fucile alla mano. Guarda là. Merda. Non trovo. Ci deve essere la porta lì in linea teorica. Ricarica, ricarica. Esci immediatamente. Facciamo un po'. Vabbè, non ci spreco neanche la mazza, dov'è? Merda. Senza offese, signorina, abbia pazienza. Ok, abbiamo fatto una discreta strage, ma è giusto così. Vabbè, qua stai bene a ripescare, magari. Cerchiamo. Vabbè che potevamo anche utilizzare la motosega, sai che danni che facevamo. Benzina e carta. Pronti, ragazzi? Questa qui? Ce ne sono due. Ah no, questa c'ha. No, ci sta la cosa, però la. Il problema lo sapete qual è? Che se noi ci arrampichiamo, questi la fanno crollare, cioè la fanno crollare loro. Quindi, non è una cosa po molto positiva andarsi a. Ad arrampicare su una torre del genere. Dai, non rompete le balle. Non siamo molto in salute. Anche qui c'è la scala comunque. Proviamo, che dite? Dai, proviamo. Spero non ci seguano. Più che altro perché sono curioso di andare a vedere. Spero di non morire brutalmente. Forse conveniva togliere la roba dall'inventario. Così almeno se moriamo non perdiamo niente. Oh, ok. Sì, mi sa che è il caso di. Non vorrei schiantarmi come un pirla. Che figata, che figata. Piano, piano, qui che. No, ecco qua, ecco qua. Lo sapevo io, lo sapevo. Meno male che ho tolto tutto, meno male. Sì, è crollato così random, non ho capito perché non reggeva il peso della mia signorina. Dove, perché sono rinato qui? Perché? Il punto di spawn è questo qui. L'ho già selezionato. Eh sì, mi spiace signorina, ma non è che possiamo fare 6 milioni di chilometri. Comunque, per essere un alfa, i bug sono pochi, cioè il gioco mi è crashato una volta sola. Ok, adesso ci rivorrà un po' per riscendere e mi riattrezzo con il minimo indispensabile. Per essere un alfa, dico, i bug sono relativamente pochi. Quindi, se
Speriamo che il tutto prosegua bene, che lo sviluppino come si deve, che magari implementino qualcosa in più. Io, ragazzi, come detto, purtroppo il mio PC è quello che è, quindi abbiate pazienza se non si vede benissimo, se purtroppo. Merda, 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 merda. Ma ce li ho dietro? No. Ah, ok, sentivo. No, pensavo che i colpi me li stessero dando a me sulle gengive. Dov'è che sono? Mi sono sfracellato, mi sa, all'altra. Vabbè, andiamo là ad abbattere. Guarda là, perché avete fatto capannello lì? Sì, le torri sono belle. Guarda che figata. Però, secondo me, sarà ancora più bello vederle crollare. Che dite? Ma perché? Come sono usciti tutti questi? Vabbè, comunque. Pronti per la demolizione? Vai. Io direi che vediamo un attimo, secondo me ne bastano. Non lo so sinceramente come sono massicci sti cosi. Vabbè, dai, penso che possano bastare, no? Che ne dite? Andiamo sul sicuro, dai. In linea teorica dovrebbe andar bene. Magari qua. Ok. No, mettiamo la pistola che sicuramente è più cazzuta dalla distanza e godiamoci lo spettacolo. Ok. No, io pensavo durasse, cioè, dura, facesse più. Ok. Attenzione perché forse il prossimo potrebbe già bastare. Ok, non è bastato. Ma se mi faccio seguire. E li faccio crollare la torre sopra. Salve giovani. Salve, salve. Che dite? Tutto bene, dove andate? Posso venire pure io? No, vanno per conto loro, mi sa che non. Non seguono molto, vabbè. Comunque. Qualcuno ci sta seguendo, vediamo se magari. Secondo me non basta. Metto una qua. E questo eventualmente me lo tengo mettendolo qui. Secondo me siamo troppo vicini. E infatti non è bastato, vabbè. Non crolla. Attenzione perché c'è rimasto un paio di pezzettini. Cioè, non mi dite che. Aspettate. Vabbè, questa la prendo a picconate perché non posso rischiare di utilizzare l'ultimo barile. Adesso mi casca in testa quanto ci volete scommettere. Come suicidarsi in modo creativo? Picconare una torre. Dai, adesso non venite a rompere i maroni. Vabbè. Cioè, per le leggi della fisica in teoria dovrebbe già essere crollata, però è più. Merda. Ma è ferro. Mamma mia. Quindi se questa crolla, sperando che magari ci lascia. Occhio, occhio. No, allora. C'è qualcosa di fisica che non va. Ok, questo credo sia un bug a questo punto. Ci dovrebbe essere la fisica dinamica, in linea estremamente teorica, sta volando.
poi è tutto metallo questo, quindi maledizione. Sì, però avete rotto i maroni anche voi, eh. Vabbè, pure io. Mazza che mira. Ecco qua, abbiamo attirato l'attenzione su di noi. Prendiamoci un libro, così magari una lettura in bagno. Mi sa che ho finito i colpi, eh? Sì. Vabbè, caricatori ce li ho però. Perché sprecarli? No, in realtà, come detto, volevo accertarmi che questo, cioè, tutto. Ma facciamo una cosa. Ma non muoiono? Mi sa che si è inceppata. Perché non va? Ok, non lo so. Merda. Ok, Houston, Houston, abbiamo un problema. No, più che altro la... la concentrazione qui di nemici è piuttosto alta, direi. Quindi, allora, a parte che possiamo andare direttamente a questa, no? Perché a questo punto, cioè, se questa è tutta di ferro... Bam! Ci faccio un pensierino e magari... Non riesco a capire perché si inceppa però, eh. Cioè la devo far raffreddare, cos'è? Riproviamo la motosega, vediamo se riparte. No, non è che ci devo mettere la benzina? Aspetta. Ah sì, ci va la benzina. Infatti adesso vedete, da 1 è andata... cioè da 2 è andata ad 1. Perfetto, quindi adesso abbiamo capito anche a cosa ci serve la benzina. Quindi forse conveniva prenderne qualcun'altra. Allora, questo è tutto ferro. Il problema è che non crolla e... ok. Secondo me a questo punto conviene andarcene da qualche altra parte, tipo esattamente del lato opposto. Sono le 17, quindi... vabbè, tanto magari se si fa tardi noi facciamo la genialata di togliere tutta la roba dall'inventario, se vediamo che stiamo morendo troppo lontani da là. Intanto questi li togliamo, li mettiamo qua. Anche il piccone che... perfetto, almeno adesso sappiamo che comunque ci serve la benzina per far andare gli attrezzi. Non sono... magari non si consumano, che è una cosa positiva, però ci vuole della benzina che in teoria abbiamo anche lasciato da qualche parte. Nel senso, a parte qua sopra che forse un po' già ce l'ho lasciata, ma ne avevo lasciata un po' anche da... negli altri edifici che avevamo utilizzato come... come base per dormire. Andiamo, dai. Sto riposando un attimo perché almeno
Dai, eh. Sì, mi ero un attimo distratto perché sto vedendo il tempo di registrazione, quindi ho dovuto un attimo togliere la visuale dal gioco. Vediamo dove siamo. Magari mi sono perso, oddio. Stiamo andando più o meno nella direzione giusta. Allora, questa area è ricca di risorse, però abbastanza desolata. E per quanto riguarda, anche se è molto popolosa rispetto alla foresta, che comunque il deserto c'era ancora meno. C'erano ancora meno zombie. Qui invece vedo che è piuttosto. Tutti sti mattoni, io non ho capito se possono essere riutilizzati in qualche modo. Magari già me l'avete detto voi. Questi suoni. Comunque non ho trovato. Eccolo lì, l'edificio. Non ho trovato miniere o cose del genere. Anche se comunque il ferro qui c'è. Vediamo. Attrezziamoci con il fucile. Che già vedo della gente. Quindi iniziamo a darci una regolata qua, perché cos'è, una rimessa? Proviamo ad entrare direttamente da qui, dai. Permesso? Salve. Ah, è tipo un meccanico. Qui abbiamo già sfondato qualcosa. Non so se in questa zona tira del vento. Non si vede niente. Prendo del chili, grazie. Magari lo metto qui perché fra un po' me lo mangio. Della benzina che ci serve assolutamente. Qua dobbiamo saccheggiare un bel po' di roba, perché soprattutto benzina, che è fondamentale a questo punto per i nostri attrezzi e ci sarà utile quando andremo a costruire il nostro fortino, la nostra. No, porca troia, ho sbagliato. Volevo cliccare. No, dai, non venite a rompere i maroni. Adesso solo perché ho sbagliato mi è partito un colpo. Oppela. Merda, 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 merda. Guarda questa troia. Oh, toglietevi per favore, già avete rotto i maroni. Oh, ricarica. Che cazzo stai aspettando, ricarica? Merda. Si è fatto notte, quindi direi che. O ci accampiamo qui. O ci accampiamo qui, perché le scelte non sono molte. Qualcuno mi ha detto di passare la notte, diciamo, in compagnia. Però, come detto, la notte non, cioè, non si fa niente. Magari quando avremo una casa e dovremo difenderla è anche fattibile come cosa. Però per adesso sostanzialmente io aspetto. Quindi guardo il muro. Lì c'è una cassaforte, tra l'altro. Dai, prendiamoli. Se già abbiamo riempito l'inventario. Che cazzo. Dai, eh. Sì, i fucili non fanno mai. Cos'è questo? Un razzo. Ma che è un lanciarazzi? Mamma mia. No, aspetta, quello lo devo mettere assolutamente al riparo da eventuali ciullate. Magari lo mettiamo qui dove stiamo tenendo tutte le nostre attrezzature. Mangiamoci il chili, che magari. C'ho anche una bevuta. Uno di questi che ci può stare. Com'è che adesso non si sente più nessuno nonostante sia notte? Non è. No, vabbè, mettiamoceli tutti. Non è convincente questa cosa. Il fucile lo metto qui. Ok,
Tira un po' di vento. Vabbè, secondo me l'esplorazione conviene proseguirla di giorno. Adesso magari andrei nel retro per vedere se c'è. Prima cosa per vedere se c'è un retro. Ok, sul tetto va bene, sul tetto va bene. Dove cazzo sono usciti questi? No, maledizione. Cazzo, ho perso tutte le torce, fucile, mazza, puttana Eva. Vabbè. Nient'altro di rilevante, fortunatamente di fucili ne abbiamo un fottio. Vabbè, direi a questo punto di lasciare. Mi sa che me ne devo fare un'altra. Ecco, come vedete, la benzina ce n'abbiamo, magari. Me ne porto un po'. Ma vabbè, me ne porto tutte dietro, che ce ne frega. E qui, cosa posso lasciarci a parte libri? Carta che in realtà per adesso non ci serve, quindi è inutile che mi porto dietro tutta quella carta, un seme di patate che poi magari andremo a piantare quando riusciremo a. Allora, una di queste me la faccio per sicurezza. Quando riusciremo a fare un nostro campo di coltivazione. A questo punto, ragazzi, vabbè, io direi che ci possiamo anche salutare, tanto quella roba ormai l'abbiamo persa. Non so se magari riusciamo a recuperarla nel prossimo appuntamento, perché io direi di riandare di nuovo lì e poi ci dirigiamo magari anche qui. Possiamo fare così, una cosa del genere, andiamo direttamente a sud, poi a ovest per ritornare lì dove c'è quel meccanico, perché qua magari c'è un qualcosa di interessante. Qui non abbiamo visitato, se non sbaglio, quasi niente, non lo so. Poi ci ripasseremo anche qui nel deserto. Possiamo andare qui, un po' ovunque. E poi tutta quest'altra zona che avevamo detto che è un po' più chiara. Potrebbe essere interessante. Tutto questo villaggio, c'è un sacco di roba da vedere. Spillway Lake, andrei a vedere anche il lago, che secondo me è un bel posto. E vabbè, per il resto, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video. Spero vi sia piaciuto. Come sempre, commentate, ditemi la vostra. E se volete, condividete il video, mi farebbe sempre piacere. E vabbè, ci vediamo al prossimo video. Saluto a tutti da Quel Taleale.